Ciao ragazzi, sono qui oggi con un mio carissimo amico, oltre che un grande imprenditore di successo, ovvero Alberto Lagrada. Ha aperto diverse aziende che tutt'oggi esistono e sono state tutte quante di successo. È una persona davvero di grande esperienza e siccome un anno fa esattamente hai voluto farmi una intervista, ho deciso di ridarti il favore e di farti conoscere anche un po' e vedere un po' anche quella che è stata la tua esperienza per comprendere un pochino meglio come ti sei mosso un po' nella tua vita. Quindi raccontaci un po' di te. Ah, molto volentieri. Allora, la mia vita è partita in un ambiente molto favorevole. Mio papà ha creato un'azienda dopo il periodo della guerra, è un'azienda nel mondo delle corse delle auto. Bellissimo, è una cosa che ti coglie, ti prende passione. Tu pensi, ho cominciato a lavorare nell'azienda del mio papà che avevo 14 anni. La cosa incredibile è che ho costruito la mia prima macchina da corsa a 15. È una macchina sport, con motore della Topolino, le sospensioni a Topolino, due travi di ferro, però questa macchina c'è, gira ancora oggi dopo tanti anni, penso un po'. È sul mercato come macchine antiche, no? E quella è stata la mia prima esperienza, che mi ha coinvolto, mi ha coinvolto tanto perché ho imparato cose nuove, lavorando con mio papà, abbiamo venduto macchine un po' in tutto il mondo. Però la cosa incredibile, anche se tutto andava bene, non avevo quelle soddisfazioni che cercavo, perché mio papà purtroppo non mi dava molto spazio, io avevo di spazio. Perché sono uno di quegli imprenditori che ha bisogno di spazio e non vuole avere un capo sulla testa. Tanto è vero che a 30 anni ho deciso di dire: papà, mi spiace, io voglio farmi una mia vita in un altro campo differente da questo. L'ho salutato e sono andato alla ricerca di un'attività. Però il problema è stato che mio papà, per tenermi, mi ha tagliato i viveri, mi ha tagliato quello che era il mio stipendio mensile. Quindi mi sono trovato in grosse difficoltà perché avevo moglie, figlio e cagnolino e niente entrate. Quindi per mantenere la famiglia ho dovuto fare una cosa, portare a casa soldi subito. E ho avuto la possibilità di andare al Verziere a Milano, dove la mattina alle 5 andavo a scaricare le cassette e finivo alle 9 e 5 minuti avevo i soldi in tasca. Funzionava così, fortunatamente perché avevo almeno un'entrata giornaliera. Però la mia vita, adesso un po' la vediamo, è stata tutta una serie di opportunità casuali. Alcune, cioè, non sono neanche andate a cercarle, mi sono trovato nella possibilità di dire va bene, andiamo avanti. Quindi mentre facevo lo scaricatore di cassette al Verziere, ho incontrato un signore che mi ha detto: senti un po', tu sei un po' sveglio, ti piacerebbe vendere le macchine, diventare venditore di auto? Va bene, se è ben remunerato, allora cosa mi interessa? Ed era la Fiat Ingegnere Ambrogio di Milano. Poi ho dovuto imparare a vendere le macchine, cosa che prima non sapevo fare, e quindi ho dovuto imparare come commercializzarle, no? Però fortunatamente ho lavorato tanto e bene, ho avuto questa opportunità che sono diventato il venditore numero uno della Fiat Ingegnere Ambrogio. E qui, come è capitato in tutta la mia vita, ho incontrato un'altra opportunità senza andare a cercare. Perché l'assicuratore che mi assicurava la mia macchina, un giorno mi ha detto: senti, ma ti piacerebbe fare l'assicuratore? Ma non lo so, se è una cosa interessante, si può vedere. Allora lui ha messo in moto una cosa per cui l'agenzia di assicurazione mi ha dato la possibilità di avere un'agenzia mia piccolissima, perché con un portafoglio molto piccolo di 5 milioni, però era qualcosa. Quindi ho dovuto imparare a fare anche l'assicuratore, ma il problema era dove vado a trovare i clienti. Perché quando hai finito qualche amico, dopo devi avere la possibilità di fare altro. Allora mi è venuto in mente di prendere Milano, dividere in tanti quadratini e tanti rettangolini, dove segnavo tutti i negozi, di volta in volta andavo in questi rettangoli a fare il giro dei negozi, da porta a porta. L'attività è andata bene, perché ho cominciato ad avere delle entrate abbastanza interessanti. Non ci mancava niente e riuscivamo ad arrivare a fine mese a pagare tutte le bollette. E qua poi trovo un'altra opportunità, come tutta la mia vita, perché ho cominciato così, come ti dicevo prima, è andata avanti fino in pratica fino ad oggi anche con altre opportunità. Incontro un signore che è un mio cliente dell'assicurazione, dice: ma perché tu non agganci la tua attività di assicuratore alla vendita di fondi come investimento? Ah, se è interessante, parliamone. Quindi sono andato da lui, mi ha spiegato come fa l'attività, mi ha dato tutto quello che serviva per fare l'attività. Io devo fare 3 visite al giorno, una mattina, pomeriggio e la sera. 3 volte al giorno, non 2, 3 volte al giorno. E dovevo incontrare ovviamente persone benestanti, quindi avvocati, medici, cioè tutte persone che avevano delle entrate
importanti perché proponevo un investimento allora di 10 milioni di partenza. Però la cosa interessante è che ho dovuto imparare un'altra cosa, perché nella norma l'imprenditore e l'avvocato sono tutti dietro la scrivania, non puoi metterti di fianco, devi parlare, devi fare in modo, mentre parli, di portarlo nel discorso dove tu sotto terreno. Quindi ho dovuto imparare a scrivere al contrario. Quindi è un'altra cosa che mi è servita poi nella vita, perché fa parte un po' della crescita personale. Perché la gente pensa che la crescita personale sia chissà cosa, è la cosa più semplice del mondo. E quindi anche lì l'attività è andata bene. Pensa che quando io arrivavo a fine mese, facendo 3 visite al giorno, arrivavo a chiudere 3 contratti. Il guadagno di 600.000 lire nette. Quindi portavo a casa, nella norma, 1.800.000, qualche volta anche di più. Perché questo? Perché era il fatto della regolarità dell'attività che mi aveva portato a questo. Per dirti cosa guadagnava allora un operaio, guadagnava 120.000 lire al mese. Quindi con questo lavoro portavo a casa, oltre all'assicurazione, anche queste entrate per quanto riguarda i fondi come investimento. Però anche lì la vita ti riserva sempre delle sorprese, perché la vita è stata tutta una sorpresa. Perché casualmente, leggendo il giornale Corriere della Sera, vedo un articolo un po' strano. Un americano che cerca un manager di alto livello per l'inizio di una nuova attività in America di questa società di network marketing. Rispondo all'incontro, ci troviamo in hotel e questo signore, il signor Lano, mi spiega un po', che poi era il presidente dell'azienda, mi spiega un po' la cosa e dico, va bene, se le entrate sono queste, la cosa mi interessa, però devo cominciare a partire. Va bene, non ti preoccupare, comincio così. Infatti comincio e l'attività vola, perché ho agganciato delle vecchie esperienze alle nuove. E questa nuova attività era di network marketing, era nel mondo della cosmetica. E caspita, dopo 4 mesi è successo il fine mondo. Tant'è vero che le entrate sono state subito molto, molto sostanziose. Mi ricordo che sono arrivato alla posizione di preside nell'arco di 4 mesi, e poi l'attività è andata avanti perché il signor Lano un giorno mi chiama in ufficio e mi ha detto: senti, io vorrei aprire un'attività di network marketing per quanto è prodotti per la casa. Te lo senti? Facciamolo, va bene. Poi è arrivato un po' di tempo dopo un'altra proposta, perché non per una società di network marketing nel mondo del ricambi per le automobili, soprattutto per quanto riguarda aumentare la potenza attraverso degli additivi. Va bene. E la cosa è andata avanti così per 5 anni in un modo pazzesco. Cioè, in pratica io mi potevo comprare una Ferrari al mese. Mi ricordo che la prima l'ho comprata con un mese intero, che era 6.720.000 lire, era la mia prima Ferrari. Questa cosa è andata avanti alla grande fino a quando la vita ti riserva qualche volta delle situazioni positive, altre meno. Purtroppo il signor Lannan, che aveva una collezione di apparecchi dell'ultima guerra, è caduto col suo aereo morto. Che cosa è accaduto? Che sono arrivati dall'America, amici, parenti e conoscenti, pensando di mandare avanti l'attività nelle regole del network marketing, in pratica non hanno una sfasciata. E mi sono trovato dopo un anno a zero entrate, però avevo messo qualcosa da parte. E qua la vita a un certo punto ti obbliga a fare qualcosa, perché non puoi non lavorare anche se avessi io qualcosa. Allora decido di creare l'Istituto Italiano di Motivazione, la crescita personale. Anche qua una nuova battaglia, nuove difficoltà, nuove sfide, però l'Istituto Italiano di Motivazione funziona, va avanti alla grande, non con le entrate di prima, però nel mondo della crescita personale le soddisfazioni sono tante, ma veramente tante, che non ti danno generalmente altre attività, perché la persona che fa crescita personale deve essere disposto a farlo nell'interesse degli altri, senza secondi fini. Quindi hai questa grande soddisfazione, un po' soldi in meno, però comunque la famiglia non manca niente, tutto bene alla grande e la cosa prosegue. Poi accade che leggendo un articolo sul giornale, sempre su Corriere della Sera, c'è un annuncio della Bergamo, una grossa società tedesca, la più grossa multinazionale europea, che cerca uno specialista nella formazione. Remunerazione fuori dalla media. Vado, rispondo al colloquio, questo l'ho saputo dopo, che l'azienda aveva selezionato 97 persone. E poi ha scelto me. Non lo so, però ha scelto me, forse per esperienze precedenti. Mi hanno pagato tanto, perché veramente mi hanno pagato tanto,
E lì alla Bertelsmann in questi 14 anni, perché poi ho fatto la carriera commerciale, ho fatto dei corsi a circa 7, sì, a circa in totale, a circa 7 milioni di persone nell'ambito della Bertelsmann. Lì mi sono fatto tante esperienze perché ho girato il mondo, ho fatto tante cose. Però anche qua la vita ti riserva sempre dei momenti particolari, un po' belli, un po' brutti. Perché il quinto amministratore delegato che ho subito, mi ha chiamato in ufficio alle 18, era un francese, e ha detto: guarda, io sono il nuovo amministratore delegato, ti sei licenziato, non ci serve più, grazie, un francese, così, e ho detto: vabbè, cosa vuoi fare? Mi ha detto: lascia la macchina, lascia tutto, cioè tu pensa, sono entrato nel suo ufficio alle 18, alle 18.05 ero già fuori, mi sono trovato il giorno dopo senza lavoro. Mia moglie è rimasta un po' così, però non ti preoccupare, che vediamo di rimediare sicuramente. Lì è stato un momento drammatico. Perché è un momento drammatico? Perché ho risposto tante inserzioni mandando i curriculum, non ne è tornato uno. Quei pochi colloqui che ho fatto mi hanno detto: le daremo una risposta che non ho ancora ricevuto oggi. Lì mi sono trovato davanti a quello che si chiama un pugno sul muso. Perché un pugno sul muso? Non mi ero accorto che gli anni erano passati. E dopo i 40 non ti vuole più nessuno, io ne ho qualcuno di più. Quindi anche in questa occasione capitano dei momenti veramente pesanti che devi superare, cioè non puoi star lì a lamentarti, devi andare testa bassa a superare questo discorso. E anche lì la vita ti riserva sempre cose nuove, come dicevo prima, e mi è capitato di trovare due persone che volevano creare un'azienda di depuratori per l'acqua con delle grosse possibilità. Però l'azienda non c'era, era soltanto sulla carta. Comunque ho accettato di fare questa attività, abbiamo cominciato in un box, poi i box il mese dopo sono diventati due, poi sono diventati tre, poi via via. È diventata un'azienda grandissima, perché è in pratica la numero uno al mondo, la Calligan, era al secondo posto. Quindi abbiamo fatto un lavoro enorme. Però sono arrivato a un certo punto di questa attività, mi sono un po' stancato, cercavo qualche cosa di nuovo. E ho detto: vediamo un po' che cosa offre il mercato. E quindi ho trovato una possibilità, una nicchia, che si è rivelata poi una cosa veramente straordinaria, che era quella di dare servizio alle parrocchie con tutti i prodotti che le parrocchie necessitano, veramente tanto. La parrocchia è una cosa incredibile. Con te il giro dei prodotti che girano all'interno di una parrocchia. La cosa è andata bene, troppo, perché l'azienda è cresciuta così tanto nei primi tre anni che mi ha messo in difficoltà, perché siamo passati da zero, in tre anni da zero a 6 miliardi di fatturato, che sono tanto, però ero fuori di un miliardo, che è tanto, perché quando sei fuori di un miliardo sono debiti buoni, perché sono soldi che devi ricevere, non soldi che devi dare. Alla fine che cosa è accaduto? È accaduto che attraverso questa attività mi sono trovato qualche volta pagati tutti, a non avere più soldi per la famiglia, pagati tutti. E lì mi è arrivata un'altra opportunità ancora, che è stata quella di incontrare la quarta azienda di network marketing, contando le prime tre che comunque erano sempre la stessa, in un momento inaspettato. Io avevo bisogno di comprare dei mobili usati e siccome non avevo soldi ho dovuto comprarli usati, non posso comprarli nuovi. E guardando su seconda mano nella rubrica dei mobili usati trovo una cosa pazza, da pazzi, non so chi l'ha messo, ma la più pazza di me ha risposto, che diceva: allora, se vuoi guadagnare 40 milioni al mese, dammi un colpo di telefono che ti spiego come si fa. Mi sono reso conto dopo che sono stato l'unico a rispondere. Ho risposto, questo edicolante, ma ho detto: guarda, se lei lascia nome e cognome, la faccio chiamare dalla persona che mi ha chiesto di fare questa cosa. Va bene. In effetti, questo signore mi ha chiamato il giorno dopo, sembrava un veneto, invece era un signore di Barcellona. La cosa incredibile, Matteo, è che lui è venuto apposta da Barcellona per parlare con me. Ci siamo incontrati durante questa riunione, dove c'erano 11 persone, compreso me, e la cosa mi ha colpito, perché Riccardo Villanova, che poi è diventato in azienda un personaggio di altissimo valore, ha detto: il mese scorso ho guadagnato 25 milioni. Io ho detto: ragazzi, cominciamo. Ho detto: guarda, in Italia non c'è niente, devi andare in America a studiare. Dove devo andare in America? Devo andare in Atlanta. Ma costa, è l'unica possibilità che hai.
Allora, non so come ho fatto a trovare quei 5 milioni che sono serviti per il viaggio, per l'hotel, non so come ho fatto, tanto 1 miliardo, 1,5 miliardi, la cosa è andata bene lo stesso. Quando sono arrivato là, tu pensa, Matteo, pensavo di trovare 200 persone, 300, mi sono trovato, Matteo, in uno stadio con 40.000 persone, 40.000. Però sono stato tutta la settimana ad ascoltare e in effetti ho detto questa volta io devo prendere il toro per le corna perché mi sono venuti in mente i guadagni che ho avuto prima con le altre attività di network marketing. Quindi ho detto ok, sono tornato in Italia e ho cominciato a lavorare duramente perché riservavo all'attività che poi era Herbalife 10 ore soltanto a settimana. Non potevo di più perché dovevo lavorare, dovevo pagare i debiti. Pensa che tra l'altro allora io pesavo 49 kg. Sono alto 1,87 m per il gran lavoro che facevo, non mangiavo, non dormivo, una cosa incredibile. Però la magia, che di nuovo quello che è successo allora, si stava riproducendo un'altra volta, stava continuando. Tant'è vero che nei primi 4 mesi l'attività è esplosa e la mia famiglia mi ha detto: senti, scegliamo un'azienda, facciamo questo, perché visto le entrate come sono, va bene. E penso, caro Matteo, che quello è stato uno dei più bei consigli che abbia mai ricevuto dalla mia famiglia, veramente mai. L'attività è andata così, adesso non ridere, ma il primo mese penso ho guadagnato 28.000 lire, che non erano tutti quei soldi per me. Poi ne ho guadagnati 78 il mese dopo, poi il guadagno del terzo mese è stato 1.672.000 lire e a settembre ne guadagnavo 25 al mese. Si stava ripetendo esattamente la magia della prima volta del 1970, di quegli anni. E la cosa poi è andata avanti. È andata avanti, tant'è vero che io vivo da 29 anni di rendita. Ma la cosa più bella, e poi i soldi sono cresciuti, ovviamente, le soldi sono cresciute. La cosa più bella è il mio tempo. Il mio tempo. Perché l'attività di network marketing ti danno la possibilità di avere tanto tempo, perché non funzionano come le attività tradizionali. È completamente diverso, bisogna capire come funziona, perché le attività di network marketing sono da più di 100 anni, le aziende che ci lavorano sono più di 2000, nessuna è in difficoltà, tutte in crescita, perché è un modo diverso di vedere le attività lavorative. Se tu prendi un'azienda tradizionale, quello che ha l'obiettivo è il profitto dell'azienda, quindi l'azienda si prende la parte più importante, che sono i profitti che poi dopo distribuiscono ai soci ed altro. Però chi lavora poco, troppo poco, troppo poco. Quindi distribuiscono soltanto una piccola parte alle persone che lavorano. Oggi poi sappiamo che cosa sono gli stipendi, è una cosa veramente non funziona così. L'attività di network marketing è ribaltata perché l'azienda si tiene il 27%, la rete distribuisce il 73%. Eccola qua, il gioco delle cose. Ecco perché funzionano, perché pagano tanto e il tempo a disposizione per l'attività è poco. Il consiglio che do a tutte le persone che vogliono cominciare a capire, a sondare un po', di cominciare a farlo part-time. Poco tempo per capire come funziona, perché sono esattamente il contrario di tutte le attività tradizionali. Tu esci al mattino, la sera esci, fai gli stessi orari tutti i giorni, fai le stesse cose, non sei pagato per pensare, sei pagato soltanto per fare quello che la gente ti dice di fare. Vai in vacanza quando te lo dicono loro, se devi chiedere un permesso lo devi chiedere all'azienda, con tutti questi pesi. Non è una buona cosa, soprattutto persone come me che vogliono la libertà. Io voglio la libertà. Per spiegarti meglio che cos'è per me la libertà, io oggi ho 81 anni, lavoro perché? Perché mi diverte. Perché mi tiene vivo, perché sono sempre a contatto con gente migliore di me, quindi imparo ogni volta di più. Il denaro che arriva è più che sufficiente per vivere bene con la mia famiglia, le macchine che vuoi, le case che vuoi, viaggiare, tutto quello che vuoi. Questa è una cosa. Però hai il tempo per vivere queste situazioni, hai tanto tempo per te, mentre purtroppo la maggior parte della gente non ha tempo. Possono dedicare alla famiglia oggi 15 minuti al giorno i genitori, perché poi devono andare il giorno dopo a lavorare. Dove io vedo già alle 5:30 del mattino la gente che è in macchina che sta andando a Lugano a lavorare. Tornano a casa la sera 7:30-8 e devono andare a dormire presto, perché alle 5:30 devono essere già essere in macchina. Quindi alla famiglia possono dare poco. È vero che hanno delle buone entrate, però questo non è un bel dire. Mentre l'attività di network marketing io consiglio a tutti perché sono un grande appassionato della libertà. Come dicevo prima, io
economicamente sto bene, mangio quando voglio, dormo quando voglio, vivo con la gente che mi piace, decido io com'è la mia vita, non devo, io non devo niente a nessuno e nessuno deve niente a me, io sono libero. Però questo è legato anche a un fatto, la gente deve rendersi conto che se si sgancia dal denaro è libero, già comincia così. Quindi ecco perché le attività imprenditoriali sono sempre state la chiave di volta del vivere bene. Nel 1800 il 75% degli italiani operava nel mondo dell'agricoltura. L'80% non sapeva né parlare né leggere né scrivere, eppure hanno fatto grandi cose. E allora l'agricoltura impegnava già il 75% della popolazione, tutti lavoravano nei campi, no? Poi le cose sono cambiate con l'arrivo delle macchine. È vero che le macchine ti tolgono lavoro, ma ti tolgono anche la possibilità di poter lavorare. Quindi le macchine hanno pian piano sostituito l'uomo. La cosa incredibile, Matteo, che oggi il 4% degli italiani soltanto lavora nel mondo dell'agricoltura e quel 4% fornisce da mangiare agli italiani, anche distribuendo prodotti all'estero. Pensa, in America l'1% della popolazione fa tutto ciò che riguarda l'agricoltura per quanto riguarda l'alimentazione. Quindi il mondo è cambiato, ma è cambiato in bene. La gente si lamenta normalmente pensando che le cose non vanno. Le cose stanno andando meglio di altri momenti. Perché? Perché si stanno sviluppando in un altro modo. Purtroppo però gli italiani non hanno più la mentalità imprenditoriale. Quindi il 97% degli italiani vive male perché deve arrivare a fine mese e qualcuno non ci arriva. Solo il 3% di eletti che sono dati da fare a tornare un po' pensando in un modo imprenditoriale sono persone che stanno ancora oggi diventando più ricche di prima. Questa è la realtà. Il mondo è cambiato, o gli vai dietro, o prima o poi soffri. Perché non hai più la professionalità oggi, la tua, non vale più niente. Perché le macchine stanno sostituendo tutto. Questo lo si vede a livello mondiale. Quindi io consiglio francamente a tutti di andare a vedere un po' questo mondo del network marketing. Perché i vantaggi sono enormi. I vantaggi sono enormi. Non impegni niente, non devi impegnare soldi, non devi aprire uffici. Non devi assumere nessuno, detto c'è un'azienda straordinaria che ti supporta. Quindi il tuo tempo da dedicare è un tempo che ti rende tanto in rapporto alle ore. Adesso poi con quello che è stato messo in piedi come servizio, che è una cosa incredibile, è stato un lavoro che è stato fatto e che non è finito ancora, più di 15 mesi di attività, è stato fatto quel sistema di supporto che fa sì che il lavoro che prima si faceva in 15 giorni o si fa in un giorno. Ecco perché le attività, come in questo caso, lavorando in tempo limitato, ottiene dei risultati fuori del normale. Ecco perché lo consiglio a tutti. E la cosa che mi piace è anche cercare di far capire alle persone che cos'è la tua libertà. La gente non lo sa più. La gente non sa più che cos'è la libertà. Perché quando comincia a saporare, allora questa diventa vita. Questa diventa vita. C'era un monaco tibetano che ho avuto il piacere di sentire un giorno, che ha detto in 30, 40 secondi, ha detto quella che è la verità. La gente dice, sì, devo fare, intanto non fa, sono passati 10 anni. Vorrei fare, intanto sono passati 10 anni. Non ci sono riuscito, sono passati altri 10 anni e ne sono passati 60. È una vita vuota. E poi cosa fai? Muori? Ecco perché consiglio a tutti di cominciare a ripensare attività di carattere imprenditoriale a zero rischio. Herbalife è uno di questi. Poi tra l'altro l'azienda numero uno al mondo e questo va bene. Wow! Hai tantissima esperienza sicuramente da passare. Io sono veramente colpito dalla tua storia, Alberto, anche perché ci conosciamo, siamo amici, ma fino a questo punto non avevamo mai avuto modo di parlare. E volevo giusto farti un'altra domanda che potrebbe essere utile anche a chi ci sta ascoltando per avere magari un'idea anche migliore. Che cosa consiglieresti te alle persone che stanno guardando questo video per quello che potrebbe essere anche un inizio nell'attività di network marketing? Matteo, quello che dicevo prima, prova a vedere se questa attività ti può piacere oppure no. Fallo part-time qualche ora a settimana, cerca di capire se può essere bella per te e cominciare a prendere tutto quello che si deve fare un po' alla volta, senza fretta, ma con le idee chiare. Non devi cominciare qualcosa e dire, ma se non vado domani mattina smetto.
devi prenderti un po' di tempo per capire se l'attività ti può piacere, almeno un anno, perché è una svolta imponente per la vita, perché lo sappiamo quali sono le entrate che si ottengono in questo caso. Sono attività che quando si muovono sono automatiche, bisogna capire questi automatismi, che non sono gli automatismi del lavoro che uno va a fare la mattina, perché mette giù la testa la mattina, quando entra finisce a fare la stessa cosa per quel giorno, per la settimana, per un mese, per una vita intera. Non è un bel vivere quello, dai, poi con gli stipendi che danno oggi, lascia stare. Bisogna entrare nel nuovo, oggi ancora, dopo 100 anni, il network marketing è assolutamente nuovo. Ed è un'attività che è riservata a chi ha la disponibilità ad aiutare gli altri. Ok, grazie Albi per questa tua testimonianza, anzi è un qualcosa di veramente incredibile. Per chi non lo conoscesse, Alberto è un leader a livello globale appunto dell'azienda Herbalife, è un imprenditore, come abbiamo potuto vedere, a tutto tondo, che ha dato veramente alle sue aziende una sua immagine, una sua impronta, e questo ha fatto sì che siano state tutte delle aziende di successo. E che ci sono ancora. E che ci sono tra l'altro ancora. E per me è stato veramente un onore poter parlare con te in generale, poi comunque sai che a me fa sempre piacere. E volevo ringraziarti appunto per questa esperienza che mi lasci e che ci lasci direttamente, e noi ci vediamo in un prossimo video dove andremo a carpire altre esperienze. Quindi grazie Alberto e grazie anche a voi che state guardando questo video.